consiglieri amministratori, cari azionisti e partecipanti tutti. Sono l'azionista Marco Sava e a proposito dell'utile d'esercizio sottopongo alla vostra attenzione l'importante tema della corretta contabilizzazione della moneta creata dalle banche, che è foriero di importanti vantaggi per il nostro istituto e di beneficio per l'intero Paese. La questione riguarda la ben nota vicenda della nuova liquidità che ogni banca arriva a generare attraverso il meccanismo di erogazione di prestiti alla clientela, con contemporanea erogazione delle relative somme attraverso i depositi bancari. In particolare rilevo che nel bilancio 2014, come avevo già rilevato l'anno scorso per il bilancio 2013, non risulta correttamente contabilizzata la liquidità creata da Intesa e utilizzata per impieghi e prestiti alla clientela per un totale di almeno 339 miliardi di euro, come desunti per inferenza dalla voce crediti verso clientela dello stato patrimoniale consolidato, 168,6 miliardi di euro dello stato patrimoniale della Capogruppo. Questo denaro creato e impiegato per effettuare prestiti alla clientela non è stato contabilizzato nelle attività bancarie all'atto della sua creazione, rendendo per tale ragione incompatibile rispetto ai principi di contabilità e assi di IFRS l'iscrizione degli impieghi verso clienti tra le voci dell'attivo di bilancio. Si tratta, per vedere, di una liquidità effettiva, ovvero di moneta legale, dal momento che la stessa, una volta erogata a beneficio dei clienti sotto forma di prestiti, vada ad alimentare depositi bancari che la Banca Centrale Europea annovera all'interno dell'aggregato M1 come componente dell'offerta di moneta. Peraltro, in base alla definizione ufficiale di asset indicata dagli IFRS, riportata nella sezione 2, paragrafo 2.6/2.36 dello Statement of Financial Accounting Concepts emesso dallo IASB, un'attività è definita come una risorsa controllata da un'entità come risultato di eventi passati e dalla quale la stessa può aspettarsi benefici economici futuri. È quindi evidente che in assenza della preventiva contabilizzazione della massa monetaria creata dalla banca il bilancio di esercizio non risulta conforme a quei principi internazionali sanciti dagli assi FRS ai quali la nota bilancio dichiara di fare riferimento. A conferma di ciò, il FARS, quell'organismo che gestisce il Financial Accounting Standard, afferma che al momento dell'erogazione di un prestito la banca deve accreditare le somme nel conto di deposito acceso a favore del cliente attraverso un pagamento in cash, cosa possibile solo se la moneta creata viene preventivamente contabilizzata dalla banca. Pertanto, da una stima operata dal mio gruppo di lavoro sulla base di documenti pubblicamente disponibili, ho potuto constatare che i crediti verso clientela risultanti dal bilancio consolidato 2014 del nostro istituto non derivano direttamente dalla liquidità precedentemente pervenuta alla banca e non può che derivare da nuova liquidità creata appositamente da Intesa San Paolo all'atto dell'erogazione dei prestiti. Affinché il credito verso clientela possa comunque correttamente essere contabilizzato come componente dell'attività della banca, è necessario procedere alla preventiva contabilizzazione della nuova liquidità creata che ha consentito alla stessa banca di erogare il prestito. Il corretto trattamento di questa operazione richiede dunque l'iscrizione di una voce di cassa a disponibilità liquidi a fronte di una sopravvenienza attiva da riportare come componente positiva del reddito di esercizio, che relativamente al bilancio considerato 2014 ammonta da almeno 339 miliardi 168,6 miliardi di euro nello stato patrimoniale del gruppo. Il citato denaro creato, una volta inserito negli assi del bilancio del gruppo, potrà produrre al netto delle tasse significativi benefici di utilità a tutto l'azionariato societario. È doveroso ricordare che il tema della corretta contabilizzazione della moneta creata dalle banche commerciali attraverso il meccanismo di prestito alla clientela è ormai all'ordine del giorno di organismi internazionali e studiosi del settore. Solo per citare alcune fonti ufficiali, va ricordato che nel novembre 2014 il Parlamento inglese ha reso noto un dato della Banca d'Inghilterra in base al quale il 97% della massa monetaria detenuta dal pubblico è in forma di depositi bancari creati dalle banche commerciali attraverso il meccanismo del prestito. In linea con queste evidenze, nel dicembre 2014 Richard Venn, professore International Banking all'Università di Sorrento, ha confermato quanto rivelato dalla Banca Centrale Inglese e ha pubblicato un paper scientifico proponendo di togliere alle banche commerciali il diritto di creare moneta dal nulla. Su posizione però più radicale si pone uno studioso americano, Michael Sherman, direttore dell'Istituto Internazionale dei Dottori Commercialisti,
che nel 2012 nel libro Accounting Intervention propone radicalmente la cancellazione dai bilanci bancari del ricorso relativo ai crediti verso clientela con contestuale riduzione di capitale netto per un pari importo. Queste posizioni prevedono di accettare il potere di creare la moneta virtuale in alternativa. Grazie, grazie. Abbiamo concluso. Prego allora Pinzone, ecco, dal microfono e si prepari Sottino.